un'ora che ti aspetto. Stavo per andar via, con questo tempo. Come un'ora? Sono le sei adesso. Ma che le sei? Sono suonate da un pezzo le sei. Lo sai che mi secca di stare ad aspettare. Sono le sei in punto. Guarda l'orologio, vedi? Sarà. Forse perché avevo tanta fretta di vederti. E allora sono arrivata in anticipo. E poi devo tornare a casa subito. Sapessi quanto pianto ieri. Che cosa è successo? Camminiamo un poco. Allora, su, dimmi che c'è. Non vuoi dirmelo adesso? Prima dammi un bacio. Cosa c'è? Mi sposo. Cosa? Ti sposi? Sì, sì, mi sposo. Così mi sistemo. Né io né te avremo più pensieri. Pensa, potremo fare tutto quello che vorremo. Tutto. Non sei contento? Certo. E non vuoi sapere chi è lo sposo? Ma tu lo ami? No. Come puoi farmi una domanda simile? E allora se non lo ami non sposarlo. Ma come? Non devi sposarlo, non potresti mai essere felice con un uomo che non ami. Ma eravamo d'accordo, tu mi avevi detto sì, che... Sì, ti avevo tante cose, che significa, troppe cose. Sei per me come se tu fossi già mia, davvero. Mi basta così, Angiolina. È un sentimento così completo, così... Non ha nessun senso. Senti, lascia stare, eh? Io ti amo lo stesso. Andiamo pure avanti così. In fondo non è che un atto materiale, non è che una formalità, noi non ne abbiamo nessun bisogno. Io non ti desidero, guarda, non ti desidero più, davvero. Ma come? Ma come faccio ormai? E poi non posso più andare avanti così. In casa mia va sempre peggio. Non dico la miseria, ma quasi. Mio padre non lavora, sempre dentro e fuori dell'ospedale. Anche saltare i pasti non è mica bello. Discorri tu perché puoi. Certe volte mi viene una disperazione che non so cosa farei. Angiolina, cara. Tu mi vuoi bene, ma non pensi neanche lontanamente all'idea di sposarmi. Cosa devo fare? Dimmelo tu. Stare sempre in mezzo alla miseria. E chi è? È una persona molto seria. È un sarto. Si chiama Volpini. E certo non è un marito ideale, ma è buono, poverino. Generoso. L'ho conosciuto dalla signora De Luigi. Ha una sartoria a Luino. Però mi ha promesso che quando saremo sposati mi lascerà venire a Trieste. E così potremo vederci. Vi sposate presto? Lui vorrebbe subito, appena messi a posto certi affari. Pensa, fra noi non cambierà nulla. Potremo vederci e fare l'amore tranquillamente. E com'è? Ha i soldi e può sistemare me e la mia famiglia. È un ovetto che mi arriva qui. Lui dice che è piccolo ma pieno di amore grande. Brutto, poveretto, brutto come la fame. E anche un po' curvo, ha una faccia. Chissà. Forse un giorno, quando sarò riuscita a dimenticare te, potrò anche volergli un po' di bene, e chissà. Oh, scusami, Emilio, c'è il tram. Devo proprio andare, sai, scusami, eh. Angiolina! Angiolina! Angiolina, quando ci rivediamo?